bisogna che noi creiamo qui uno sfondo. Buonasera, sono Pierluigi Ungania, presidente del consiglio di amministrazione di IFAB, la fondazione Big Data and Artificial Intelligence for Human Development, promossa dalla regione Emilia-Romagna con una propria legge regionale del luglio 2019 e divenuta operativa nel corso del 2020. IFAB nasce per consolidare e integrare le competenze scientifiche e tecnologiche disponibili in Italia, con l'obiettivo di sostenere il rilancio dell'intero sistema produttivo nazionale ed europeo. La mission di IFAB è promuovere lo sviluppo di tecnologie nell'ambito dei big data e dell'intelligenza artificiale e di metodi scientifici innovativi da mettere al servizio di uno sviluppo umano e sociale sostenibile. Per realizzare questi obiettivi è stata posta una particolare attenzione nella formazione della compagine sociale della Fondazione, che annovera in rappresentanza della ricerca pubblica l'associazione Big Data, che riunisce le università regionali e i principali enti di ricerca nazionali coinvolti nello sviluppo di tecnologie basate sul supercalcolo, Big Data e intelligenza artificiale. E in rappresentanza invece dell'imprenditoria privata, due campioni nazionali e internazionali, quali il gruppo UnipolSai ed ENI. Infine, IFAB annovera anche soci partecipanti che sono partner di assoluto livello, quali Atos Italia, Enel Foundation e Tampieri Financial Group. La composizione societaria di IFAB risponde quindi alla sua mission, che è quella di integrare il sistema della ricerca con il sistema produttivo di grandi, medie e piccole imprese. L'attività di IFAB si sviluppa per ora su quattro aree tematiche: tecnologie convenzionali e innovative, sfide socio-economiche, cambiamento climatico e scienze della vita e della medicina. Recentemente IFAB ha nominato il proprio International Scientific Board, cioè l'organo che indirizza l'operato della fondazione, elaborando scenari e strategie di medio e lungo termine sugli sviluppi delle scienze e delle tecnologie in risposta alle sfide del millennio. Questo comitato comprende 9 personalità di altissimo livello e competenze nell'ambito della ricerca scientifica e della cultura in generale, ed è presieduta da uno dei relatori della odierna lecture, il professor Luciano Floridi. Questa è la prima di un ciclo di lectures che IFAB intende organizzare, a cui ne seguiranno altre nel prossimo autunno e in inverno, e con lo scopo di portare importanti esponenti di accademia e industria a confrontarsi sulle istanze più significative della realtà del nostro tempo, proponendosi quindi di svolgere un'importante azione di divulgazione nell'interesse della collettività. Il tema di oggi verte su diritto e tecnica e si avvale delle sapienti voci di Natalino Irti, professore emerito di diritto privato all'Università della Sapienza di Roma e accademico dei Lincei, e del presidente del nostro International Scientific Board, Luciano Floridi, professore di filosofia ed etica dell'informazione all'Università di Oxford. I nostri ospiti, relatori, si interrogheranno e ci daranno illuminanti e sapienti spunti di riflessione sul rapporto fra diritto e tecnica, anche in vista di una sintesi tra regole dell'agire umano al cospetto dell'intelligenza artificiale. Modera il dibattito Paola Manes, professore ordinario di diritto privato all'Università di Bologna, a cui vanno i miei più sentiti ringraziamenti anche a nome del Consiglio di amministrazione della Fondazione per aver veramente ideato e organizzato questo prestigioso evento. Un sentito ringraziamento infine va alla casa editrice Il Mulino, che ci ha messo a disposizione tutta la sua prestigiosa competenza per dare a questo incontro un risalto mediatico che certamente merita. Questo
questo punto non tolgo altro tempo al dibattito e passo la parola alla professoressa Marnes, ringraziando anche tutti coloro che sono connessi a questa lecture. Buon ascolto e buon lavoro. Buonasera a tutti, grazie al nostro pubblico, grazie al Presidente Onganía e grazie ai nostri illustri ospiti di questa sera che ha già presentato. L'incontro ha l'ambizione di riprendere da un lato la cifra identitaria di IFAB, cioè la valorizzazione dell'innesto sapiente tra discipline diverse, ed ha anche questa sera la straordinaria opportunità di essere affrontato da due tra le voci più autorevoli del panorama accademico europeo, che ci aiuteranno a navigare in acque ancora per molti versi inesplorate. Il punto di vista del giurista è rappresentato questa sera dal professor Natalino Irti, già presentato magistralmente dal presidente Onganía, della cui vastissima produzione scientifica cito, per inerenza al tema del dibattito di questa sera, solo alcuni contributi, dal più risalente al più recente, un fortunatissimo dialogo su diritto e tecnica risalente al 2001, scritto con il filosofo Emanuele Severino, e a seguire il volume Elogio del diritto del 2019, scritto a quattro mani con il filosofo Massimo Cacciari, ed il recentissimo Riconoscersi nella parola del 2020, edito dal Mulino, nostro prestigioso partner di questo ciclo di incontri inaugurato questa sera. Tutti questi pregevoli contributi tracciano alcuni passaggi fondamentali dell'intersezione tra mondo del diritto e dominio della tecnica. E il secondo nostro ospite è il professor Luciano Floridi, che da professore ordinario di filosofia ed etica dell'informazione ad Oxford, una delle voci massimamente ascoltate in ambito europeo e in tutto il mondo su questi temi, della cui vastissima parimenti produzione scientifica citerò sempre per inerenza al tema di questa sera solo i libri più recenti tradotti in italiano. La quarta rivoluzione, come l'infosfera sta trasformando il mondo del 2017, e Il verde e il blu, idee ingenue per trasformare la politica del 2020, entrambi editi da Raffaello Cortina. Inizio dunque con il nostro primo illustre ospite, il professor Natalino Irti, che ringrazio per aver accolto l'invito di questa sera a governare un dibattito, una dialettica ancora per alcuni versi del tutto oscura. Riprendendo quel suo fortunatissimo dialogo con Emanuele Severino del 2001 sul rapporto tra diritto e tecnica, ricordo al nostro pubblico che lei parte da una considerazione secondo la quale il diritto non trova alcun fondamento fuori da sé, ma si risolve in una gerarchia di norme sorrette dalla volontà umana e fonda la sua validità su procedure generatrici di norme. Un brocaldo scolpisce magistralmente questa poiesi: non veritas sed auctoritas facit legem. E ancora, in Elogio del diritto, con una magistrale sintesi storica, parte dalla dissoluzione dal mondo dell'antica Grecia di nomos, che connetteva intimamente diritto ed essere, nella ciceroniana lex, che nulla più mostra di questo binomio, priva ormai di ogni base ontologica, dove il diritto è mera posizione di norme, ius positum per l'appunto, diritto posto dagli uomini per gli uomini. Cito testualmente le sue parole: la positività normativa, poiché non partecipa di un ordine dell'universo né di un principio naturale della società, ma tutta si risolve in leggi, avverte la stringente necessità di una tecnica. La posizione di leggi è essa stessa opera tecnica. La normatività dunque non come qualcosa di calato dall'alto, ma come sgorgante dall'interno stesso delle materie regolate, e però allo stesso tempo con una certa nostalgia di un'unità perduta, di un principio unificante, abbracciante, dice lei, ogni tipo di norma, il fondamento appunto della sua validità. E qui inizia però ad insediarsi pericolosamente il germe della contrapposizione. Il diritto come mondo della decisione e della scelta in circostanze determinate non può dissolversi in un mero apparato privo di scopi, e per quanto lo si voglia ridurre
rispetto al dominio della tecnica, esso ha sempre in sé una grande forza, la sua capacità di scegliere gli scopi. Diversamente, infatti, passeremo semplicemente dal giusnaturalismo ad un nuovo giustecnicismo. Per converso, invece, la tecnica avrebbe una capacità indefinita, un'onnipotenza che tuttavia non è in grado di contemplare al suo interno la scelta dei fini, l'individuazione cioè dei bisogni, e non è quindi in grado di rispondere alle domande assai concrete poste dal diritto, in particolare a quelle tre domande cruciali poste dal legislatore, dal cittadino e dal giudice. Cosa prescrivere? Come comportarsi e secondo quale criterio sceverare il giusto dall'ingiusto? E intanto, di fronte a una tecnica totipotente, a un perenne scontro tra forze, qui cito le parole di Emanuele Severino, le forme della normatività tradizionale saranno sempre più costrette a non intralciare il funzionamento ottimale della tecnica, di cui esse si servono per prevalere. Di qui una serie di interrogativi, tutti assai pressanti per tutti noi, per il filosofo, per il giurista, per la società tutta. Che posizione assume questo apparato di procedure nei confronti della tecnica? E l'astrattezza dell'onnipotenza della tecnica, contrapposta agli interrogativi affatto concreti posti dal diritto, è ancora in grado di rappresentare questo binomio? È ancora questa dicotomia una rappresentazione soddisfacente? Come giungere ad una possibile sintesi? Possiamo ancora pensare al diritto come volontà che orienta la tecnica, come aspirazione dell'uomo a raggiungere scopi attraverso le norme? Nel suo recente saggio, che ha avuto la cortesia di farmi leggere in onore di Giorgio Chan, intitolato Umanesimo della tecnica, lei afferma che il diritto, che è una creazione umana per l'uomo, impiega strumenti tecnici e non può sottrarsi rispetto all'irrompere sulla scena dell'intelligenza artificiale. Il diritto lascia all'uomo e solo all'uomo la scelta di quale posizione assumere rispetto ai conflitti generati dallo stesso agire umano. D'altronde il diritto è per sua natura umano, è un prodotto dell'uomo, e l'ultima conseguenza di tale affermazione è che sull'uomo pesa ogni responsabilità. E cito dal suo riconoscersi nella parola: il diritto non è il luogo dei doni naturali, né del quietismo tecnocratico, ma il luogo del conflitto e dell'impegno politico. Siamo partiti affermando che il diritto è anch'esso una tecnica, anzi esprime il più alto grado di conformazione tecnica e tenta di forgiare le azioni umane secondo le regole. Allora, che ruolo può giocare oggi il diritto di fronte a queste scelte, a queste nuove sfide? E ancora, dobbiamo assistere al ripetersi della dicotomia tra una tecnica che sarebbe inumana in quanto incline a raggiungere ogni scopo e al diritto invece capace di operare le scelte? Come può la tecnica essere umana? Ecco, affido a lei le risposte a questi interrogativi per noi così pressanti. Grazie. Prego, professore. Quante domande, e come ardue e insidiose. Intanto un grazie cordiale alla Fondazione IFAB, alla casa editrice Il Mulino e a Paola Manes, che ha promosso il dialogo con Luciano Floridi, di cui conosco e assai apprezzo i libri. Paola Manes ha avuto la cortesia di tornare al mio dialogo con Emanuele Severino, un dialogo che nasce nel lontano febbraio 2000 in un convegno promosso a Catania, poi proseguì per iscritto sulle pagine di Contratto e Impresa, una rivista diretta da Francesco Galgano, il maestro di Paola Manes, e infine confluì in un libricino edito dalla Terza, Dialogo su diritto e tecnica.
negli anni successivi si svolsero altri incontri, altri dibattiti, altri scambi di pagine scritte. Ecco, vorrei provare a semplificare e a fissare le posizioni assunte da me e da Emanuele Severino. Intanto ci trovammo concordi in due premesse. La prima, nel ricondurre il diritto alla pura volontà umana, dunque in una concezione immanente del diritto che non volge lo sguardo verso il cielo, ma è un affare concluso tra gli uomini. La seconda premessa è nel negare qualsiasi valore al diritto naturale e a ogni valore metapositivo. Queste erano le premesse che trovavano concordi nel lontano 2000 il giurista ed il filosofo. Ma vi era un tratto che ci divideva e a lungo ci separò nei nostri incontri, nei dibattiti pubblici e negli scritti scientifici. La posizione di Severino era questa: la tecnica è una potenza totale dentro la quale tutto confluisce, non c'è distinzione tra diritto, politica, religione o altro, perché la totalità è dominata e presieduta dalla tecnica. E alla mia domanda, ma quali sono gli scopi che la tecnica persegue? E egli mi rispondeva: la tecnica è appunto questa, una potenza della volontà indefinita che si accresce a mano nel tempo in una vastità illimitata di scopi. A questa posizione a me sembrava di dover replicare che il diritto non si dissolveva nella totalità della tecnica, ma era una speciale forma della tecnica capace di perseguire scopi determinati e tale da porsi in conflitto con altre volontà. Volendo enunciare nel modo più incisivo ed ellittico le due posizioni, mentre Emanuele Severino scorgeva nella tecnica una potenza immane capace di dare legge a qualsiasi attività dell'uomo, a me sembrava che il diritto fosse una forma sì della volontà umana, una forma sì della volontà di potenza, ma che tendeva a piegare le altre forme di volontà, così come una regola prova sempre a piegare e a sottomettere il proprio regolato. Queste erano le posizioni assunte da me e da Severino nel corso del tempo, e ancora oggi nella memoria sono grato a Emanuele Severino, che ascoltava con generosa liberalità le posizioni e le obiezioni del giurista. Oggi, come ha ricordato Paola Manes,
Il mio interesse si volge a forme diverse, cioè al rapporto tra umanesimo e tecnica. Ecco, vorrei in qualche modo, anche per agevolare il dialogo che immagino assai vivace e proficuo con il professor Floridi, vorrei segnare insieme la continuità e diversità tra queste posizioni del mio pensiero. Dunque, da un lato c'è l'affermazione del diritto come una forma della tecnica, come una immanente e positiva volontà dell'uomo. Se si vuole, come una forma della tecnica non diversa dalle altre. E questa posizione oggi si va svolgendo sotto un'altra prospettiva, cioè la prospettiva di un nuovo umanesimo. Qui vorrei davvero indugiare. L'umanesimo viene contrapposto alla tecnica. Viene contrapposto quasi che l'umanesimo siano le scienze dell'uomo, le scienze dello spirito, e la tecnica invece le scienze artificiali, della fisica, della matematica, della chimica e così via. Vi è dunque, e questo le origini si trovano nella cultura tedesca dei primi anni del secolo scorso, vi è una rigida antitesi tra due ambiti, l'ambito della cultura umanistica e l'ambito della cultura tecnica. Ecco, il superamento di questa antitesi è oggi al centro del mio pensiero. Il superamento, cioè, di un dissidio lacerante che non permette il dialogo e soprattutto non permette di riconoscersi l'uno nella fatica di pensiero dell'altro. Il primo punto è questo: la infondata antitesi tra naturale e artificiale. Si dice le lettere, la cultura umanistica sono il naturale e la tecnica è l'artificiale. L'une sono scienze dello spirito, l'altra sono scienze della natura. E così si immagina che la natura sia qualcosa di esterno, di lontano, di diverso dall'uomo. Ma almeno da Werner, da Heisenberg in poi, si sa che la natura è quale viene indagata e vista dall'uomo. E qui sarò davvero lieto e attento alle osservazioni del professor Floridi. Non c'è una natura in sé contrapposta al pensiero dell'uomo, c'è una natura quale viene conformata dal pensiero dell'uomo, che la indaga con propri strumenti e pone ad essa le proprie domande. Ecco, questa è la grande intuizione di Heisenberg, risalente niente meno ai primi del secolo scorso, mi pare il 1927, e questa è la grande intuizione anche di filosofi eminenti del secolo scorso come
l'italiano Giovanni Gentile, che parlava di una nostra natura, ossia di una natura conformata e definita dall'uomo. Allora, insieme con l'antitesi tra naturale ed artificiale, cade l'antitesi tra umano e disumano, poiché diritto e tecnica appartengono entrambe al regnum hominis e sono costruiti dal pensiero e dalla volontà dell'uomo. Questo è un punto di arrivo importante. Mi piace sempre di ricordare come nell'ottobre del 1945 Jean-Paul Sartre, in una famosa conferenza che ebbe larga eco nella Parigi esistenzialistica, l'esistenzialismo è un umanismo, ancora nel 1945 tracciava una netta antitesi tra il mondo delle cose e il mondo degli uomini, quasi che le cose non fossero progettate e costruite dall'uomo. Ecco, oggi io credo si possa giungere ad un'affermazione importante, e cioè che il diritto e la tecnica, il diritto considerato come una delle forme della tecnica, e le altre forme appartengano tutte al regnum hominis, e cioè alla costruzione che l'uomo nel proprio cammino terreno fa con il pensiero e con la volontà. Non so se debbo attendere ulteriori domande della nostra governatrice del dialogo, che è Paola Manes. Ecco, grazie professore. Io direi che a questo punto lascerei la parola al professor Floridi, che introduco brevemente con delle domande, e poi lascio ad entrambi una replica sulle rispettive posizioni. D'accordo? Partiamo da questa ultima considerazione del professor Irti, cioè da questa comune minimo comune denominatore: entrambe, diritto e tecnica, appartengono alla sfera dell'agire umano, e sotto questo denominatore comune c'è una riconduzione ad unità, proprio queste azioni umane che il professor Floridi oggi ritiene profondamente incise dal digitale, dalla rivoluzione digitale, in un modo che ha una capacità trasformativa, ci dice, senza precedenti. Ora, perché ci dobbiamo porre rispetto a questa trasformazione tre domande fondamentali, che riprendo esattamente dal libro Il Verde e il Blu, che ho menzionato in ordine temporale come l'ultima opera del professor Floridi. Le tre domande fondamentali rispetto a questa trasformazione sono: come essa avviene, perché essa avviene e con quali conseguenze per la collettività. La prima domanda quindi è sulle modalità, e Luciano Floridi affida questa risposta ad una metafora assai felice, assai accattivante, questa metafora del taglia e incolla, dello scollare ed incollare la realtà. Il digitale causa cioè questa rivoluzione, permettendoci di tagliare ed incollare la realtà, e provocando un mutamento non solo nella realtà, ma nelle idee che noi concepiamo su questi fatti, un mutamento ontologico da un lato, quindi, ed epistemologico dall'altro, con una capacità quindi direi rifondativa della modernità. La seconda domanda è perché, e cioè perché proprio il digitale, diversamente da altre tecniche, quindi perché proprio la tecnologia digitale ha questo straordinario potere modificativo, perché quella che cioè il professor Floridi definisce come tecnologia di terzo ordine ha un impatto così totalizzante
sulla nostra vita. E la terza domanda riguarda le conseguenze. E cioè, riprendendo questa immagine così felice colta dal libro, di questi pezzettini di carta, la carta tagliata in pezzettini che posso ricombinare secondo una serie infinita di possibilità, tanti più pezzettini posso ottenere, tante maggiori le opportunità e tanto minori i vincoli. Come fare dunque a trarre vantaggio da questa serie sterminata di opportunità e da questo allentamento di vincoli per rispondere a problemi concreti? E come se il giurista deve allertarsi rispetto all'allentamento di questi vincoli? Infine, come fugare forse un'ombra che aleggia su questo smisurato potenziamento delle capacità umane? Se da un lato infatti si apre una infinita capacità di scelta di opportunità, dice il professor Floridi, cito testualmente, i costi per chi resta possono essere molto seri. E se a questo si aggiunge la straordinaria velocità di questo processo di cambiamento legato al digitale, appare evidente come la tecnologia digitale possa velocemente e forse a tratti inconsapevolmente tradursi da soluzione a problema. E allora come possiamo evitare questa deriva? Come è possibile cioè capire in quale direzione indirizzare, sfruttare la rivoluzione digitale a vantaggio della collettività? E qui idealmente assistiamo alla chiusura di un cerchio, perché proprio siamo partiti dalla missione, dalla cifra e dall'identità fondativa di IFAB, che intende devolvere proprio le tecnologie digitali e lo sviluppo digitale a favore della collettività. Passo la parola al professor Floridi, che ringrazio. Va bene, grazie, grazie tantissimo per l'invito, per il contesto splendido, per il fatto appunto di poter avere questo bel dialogo con Paola Manes e con Natalino Irti, un privilegio, e anche per aver in qualche modo preso il posto di Severino, che non è proprio, diciamo, la cosa più banale del mondo. Io riprenderei proprio gli spunti offerti sia da Mane sia da Irti per chiarire forse un paio di cose, e direi subito che sono un po' più convinto di quello che dice Irti e un po' meno di quello che dice Severino. Ci unisce tutti e tre un punto di partenza comune, e questo è buono. Il punto di partenza comune è un certo naturalismo, o forse che poi può essere tradotto in termini di una visione un po' secolare, ad esempio del diritto, o immanente. Io penso che questa sia una cosa buona, e credo che sia anche coerente con lo sviluppo della nostra cultura. Adesso spiego un attimo perché. Se chi ci ascolta pensa per un momento a quelle che sono le discipline, parlo di discipline per non parlare di scienze, così possiamo essere più inclusivi, tutte le discipline del sapere, immaginate quello che trovate nei corsi universitari, dalla A di archeologia alla Z di zoologia, e le volete catalogare in termini di quali discipline oggi fanno maggiormente la differenza rispetto alla nostra vita quotidiana? Ecco, immediatamente vengono in mente delle discipline come la giurisprudenza, ovviamente, le leggi, ci mancherebbe, l'economia, ma sicuramente l'economia è importante, cioè molto di più magari di altre cose un po', diciamo, più distanti. E poi che altro? È che io qui ho una piccola lista, l'architettura, dove viviamo, l'ingegneria, quindi che cosa costruiamo intorno a noi, le scienze politiche, l'informatica. E che cos'è che hanno queste scienze in comune? Tutte, che sono scienze che al contempo studiano il loro oggetto anche in maniera costruttiva. L'architettura non studia soltanto quello che è stato costruito, disegna anche nuove cose. La giurisprudenza non è lo studio delle leggi soltanto, è anche la creazione di nuove leggi. Così con l'economia, così con l'informatica e così via. Allora noi abbiamo delle scienze che sono,
per avere una parolina greca che fa comodo qui, poietiche, cioè di tipo costruttivo, il che non vuol dire che se le inventano le cose che studiano, che fanno come vogliono, ma che sono al contempo legate ai loro oggetti da una duplice natura di studio e di costruzione. Ora poi dall'altra parte troviamo molte altre discipline invece, immaginate, menzionavo l'archeologia, ma anche la zoologia partendo dall'inizio alla fine, ma se volete anche un po' la fisica, la chimica, la biologia, che in gran parte, e qui la distinzione capite che diventa sempre un po' più sottile, partono almeno dai greci in poi, tanto per essere un po' liceali, come discipline di quello che c'è, di quello che trovi nell'universo, la vita su questo pianeta, le stelle, magari i resti di un'antica città, ma non qualcosa che costruiscono questi oggetti. Ora, queste discipline, che sono quelle standard, classiche, sono quelle che, se voi prendete un libro di introduzione alla filosofia della scienza, la fanno da padrone lì, per avere di nuovo un'altra parolina un po' veloce, le potremmo descrivere come discipline che sono di tipo mimetico, cioè rappresentativo del mondo. Ecco, fatta questa distinzione tra due poli, e poi avete capito che possiamo posizionare le discipline un pochino più vicine a un altro o così via, senza fare dualismi esagerati, oggi le discipline che fanno sempre più la differenza sono discipline poietiche e non sono quelle di tipo mimetico. Ovviamente poi la fisica ci serve per costruire le automobili e così via, quindi non prendetemi in maniera troppo esagerata da un punto di vista di dicotomia, ma la distinzione dovrebbe essere abbastanza chiara. La rivoluzione scientifica, insisto ancora su questa distinzione per un attimo, consiste nella, tra le tante altre cose ci mancherebbe, nella grande capacità che a un certo punto Galileo ha di capire che se vuole trasformare la fisica la deve rendere un po' più poietica. L'esperimento è la costruzione di qualcosa che tu controlli. Fintanto che tu guardi il mondo e ti chiedi come mai le cose cadono o si muovono, all'Aristotele, cioè in versione al 100% mimetica, rappresentativa, tu giustamente con un po' di buonsenso pensi le cose si muovono perché o qualcosa o qualcuno le spinge, oppure qualcosa o qualcuno le tira, ma altrimenti stanno ferme dove devono stare. Da Galileo in poi le cose non funzionano più così. Oggi al CERN costruiamo delle straordinarie strutture in modo tale che la fisica possa essere a sua volta poietica, cioè creare oggetti di cui poi può comprendere molto meglio la natura. Ora, fatta questa distinzione, avete capito che una volta che abbiamo questi due elementi con cui giocare, li possiamo mescolare in maniera un pochino più intelligente, meno dicotomica, l'importanza di un approccio poietico, ci sono un paio di conseguenze e vengo poi molto più vicino ai punti che abbiamo già sentito elencare e discutere molto bene dal professor Irti. Le discipline poietiche che cosa fanno? Possibile che rispetto alla fisica, alla chimica intesa un po' al liceo, ecco, non alla CERN, non tanto alla Galileo, ma quella che noi così un po' banalmente, intuitivamente ci dice come sta il mondo, o vorrebbe cercare di dircelo, queste altre discipline, ma il mondo che cosa fanno esattamente? Se lo inventano? È tutta una questione di come vogliamo che, per utilizzare una terminologia che non mi appartiene, ma che posso certamente far mia, di volontà di potenza? Non è proprio così. Perché voi pensate all'architettura. Voi potete fare quello che volete con l'architettura, ma poi crolla il ponte, viene giù quella casa, se non avete chiari i vincoli. Allora, i vincoli sono quelli che mantengono oneste le discipline di tipo poietico. Sono quelle cose che ti dicono quello che non puoi fare, anche se ti piacerebbe. Altrimenti devi inventare qualcosa di nuovo, magari devi inventare il cemento armato, allora sì, certe cose le potrai costruire, ma fintanto che hai mattoni e così via. Oppure, nel senso giuridico, certamente noi potremmo decidere di fare delle cose assurde da un punto di vista giuridico. Presto ci accorgeremo che non è quella la natura umana, non è come funziona il mondo, ci sono dei vincoli, degli ostacoli, rispetto ai quali quel modo di procedere non funziona. Immaginate ad esempio quando ogni tanto qualcuno suggerisce che basterebbe stampare più moneta affinché tutti fossero un po' più ricchi. Purtroppo non funziona così in economia. Quello è un vincolo che dobbiamo rispettare. Allora, i vincoli però non ti dicono come sta il mondo.
ti dice come non sta il mondo. Ed ecco qui un'altra distinzione importante per arrivare un po' a un quadro complessivo. Per chi come me viene da studi di logica, io la metà della mia vita l'ho passata come filosofo della logica, sa bene che la logica aristotelica diciamo, è un piccolo frammento di un libro molto, ma molto più ampio. Ragionare in termini di sì, no, di logica binaria e di sillogismo oggi è un po' ingenuo. Purtroppo alcuni filosofi, anche recenti, sembrano essersi arenati su questo punto. In realtà la logica ha fatto grandi passi avanti e ci sono logiche appunto a molti valori e così via. Allora, perché vi dico questo? Perché è importante capire che a volte la doppia negazione non è un'affermazione. È vero che quando io dico che qualcosa o è bianco o è nero, se ti dico che non è nero, ho detto esattamente che è bianco. Ma siccome il mondo non è bianco o nero, ma ha tanti colori, se ti dico che qualcosa non è bianco, tu non sai di che colore è, sai soltanto che non è bianco, potrebbe essere rosso, giallo e così via, o addirittura qualche sfumatura di grigio. Allora, la logica purtroppo funziona anche così, con le sfumature di grigio, il che non vuol dire vaghezza, ci sono logiche molto precise su questo, logica più valori e così via. Perché vi dico questo, introduco questa distinzione? Perché quando noi parliamo di vincoli, parliamo di doppia negazione. Cioè, descrivere ad esempio il sistema giuridico come o naturalista oppure non naturalista non basta più. Perché per uno come me, è bello descriverlo come non naturalista, il che non vuol dire che ricada in un positivismo completo. Il non naturalismo, guarda al mondo come un mondo che ti vincola. Il non naturalismo, se volete, dell'architettura vi dice attenzione perché con quei materiali puoi costruire questo e non quest'altro. Il non naturalismo dell'economia vi dirà che certe cose, se poi le fai, vedrai che porteranno un'inflazione alla Weimar e così via. Allora, riuscire a creare uno spazio tra le cose stanno così o l'opposto di così, o sì o no, o 0 o 1 per tornare al discorso di oggi sul digitale, non basta più. Ci sono moltissime posizioni intermedie e queste sono importanti. I vincoli, ecco, fanno la differenza. Allora, a questo punto introdurrei un terzo elemento. Poiesis, mimesi o mimesi, l'importanza dei vincoli, l'importanza della doppia negazione. E qual è l'elemento successivo? Quello del design. Oggi noi non dovremmo intendere le discipline che creano e non soltanto studiano il mondo come discipline che o lo inventano o lo scoprono, o lo trovano lì e ti dicono come sta, oppure lo trovano qui e te lo proiettano nel mondo. Non è così. Il design riesce a fare esattamente questa operazione di intermediazione tra quello che è nel mondo come vincoli, che quindi non puoi fare, o che se lo farai finirà per essere un disastro, e anche opportunità, cose più facili da fare. Molto più elementari, molto più alla portata della propria capacità costruttiva e la capacità di immaginare, di costruire, di rendersi responsabili del proprio destino. Ecco, in questa dialettica, secondo me c'è, a mio avviso, uno sviluppo della posizione del professor Hirti che va in una direzione molto meno vicina a Severino e molto più vicina a quella del sottoscritto, che vede nel design e in un certo costruzionismo realista. Fatto appunto di vincoli e di opportunità, le cosiddette affordances in inglese, un punto reale, concreto nel mondo. Chiuderei, vi ho trattenuto abbastanza su questo, con un ultimo elemento. Perché oggi il design, allora anche nel diritto, fa la differenza? Ecco, su questo, secondo me, vedere il design e la tecne e il diritto come parti dello stesso libro, non tutto è uguale a tutto, perché altrimenti finiamo nella super classica notte già menzionata tantissimo da Hegel, in cui tutte le vacche sono nere. Se si spenge la luce della ragione, tutto è uguale a tutto, la tecne, il diritto, sopra, sotto, ed è soltanto un pasticcio. Non è che sia torto, è che sia ragione senza aver fatto alcuna differenza. Questo è importante. Avere ragione quando qualcuno non ti può dire che hai torto perché hai talmente sfasciato tutto, che ovviamente tutto è uguale a tutto. Questo non vuol dire aver raggiunto un punto saldo della riflessione, aver semplicemente tolto all'altro la possibilità di obiettare che hai fatto un pasticcio. Ecco, questo, devo dire la verità, è stato un dialogo tra me e me su certi scritti di Severino che resta tra me e me.
Invece, per fare le cose sul serio e molto, con molta più attenzione, senza rompere tutto affinché tutto diventi uguale a tutto, ripensiamo un attimo a queste distinzioni. Perché, secondo me, la posizione diciamo, già anche individuata dal professor Irti potrebbe andare in una direzione di tipo costruzionista, come ve l'ho descritta, cioè dove la poiesis studia, ma anche crea un mondo pur rispettandone i vincoli, ed è completamente immanente, completamente secolare, non fa un rimando ad altro. Qui ci sono due conseguenze, e chiudo qui. Una, abbiamo sentito appunto Paola Manes brillantemente, devo dire molto meglio di quanto io avrei potuto fare, sintetizzare alcuni punti che ho analizzato nel mio ultimo libro, e lei giustamente fa riferimento a questa capacità del digitale di scollare, incollare, tagliare e rimettere insieme pezzi della modernità, e lo fa su due livelli. Letteralmente il mondo che ci circonda, le tecnologie, ha riconfigurato le cose con cui abbiamo a che fare e i nostri concetti sulle cose, come le capiamo, come le stiamo mettendo in un quadro di tipo intellettuale. A questo punto si parla di ontologia, di epistemologia, di re-ontologizzazione della modernità, di re-epistemologizzazione della modernità, ma sono paroloni grossi per parlare di cose che poi in realtà sono abbastanza alla portata di tutti da un punto di vista esperienziale. Bene, e allora qual è la controparte? Ecco, questo Paola Manes già lo stava identificando. La controparte è il design. Cioè, se tu sei in grado di rimescolare, rimettere i pezzi insieme in maniera diversa, sia dal punto di vista di cose, sia dal punto di vista di idee sulle cose, ma allora, dall'altra parte, tu hai straordinarie opportunità di design. E il design è qualcosa di interamente umano, anzi ci caratterizza. Non perché, voglio dire, qualche forma animale non abbia un minimo di design, di capacità, ma perché si ferma lì. Perché la scimmia che usa il bastone per raccogliere qualche formica in più non fa poi il lavoro di mettere, ad esempio, anche un ulteriore bastone fatto in maniera diversa e poi magari cucinare anche le formiche e così via. Cioè si ferma a quella che io ho chiamato una tecnologia di primo livello, che è tra te e il mondo, tra te e le formiche. Noi, in realtà, quasi subito, nella nostra evoluzione, abbiamo messo tra noi e il mondo non soltanto la tecnologia, ma abbiamo messo la tecnologia tra noi e altra tecnologia. Immaginate quella tecnologia che è tipica del martello e del chiodo. Il chiodo è un artefatto e tra me e il chiodo, cioè il martello, un altro artefatto. Oggi il digitale ha creato tecnologie del terzo livello, dove è una tecnologia che usa un'altra tecnologia con un'altra tecnologia. Ad esempio è un computer che controlla un robot che costruisce un'automobile. Ecco, tanto per essere semplici e chiari. Ecco, questo ulteriore stratificarsi della tecnologia è reso possibile dal design, che tiene conto dei vincoli, che fa quindi un'operazione di costruzione di tipo poietico, non semplicemente di tipo mimetico, ma che lo fa in vista di vincoli che rispetta e di affordances che riesce a sfruttare. A questo punto a me sembra che abbiamo la possibilità di sviluppare una filosofia tipica del nostro secolo, dal ventunesimo secolo, e che non abbia più, diciamo così, a sua volta, perdonatemi il gioco di parole, vincoli ormai desueti, vincoli che ci riportano ancora a chiacchierate un po' presocratiche o addirittura aristoteliche, che purtroppo, devo dire, anche in filosofia abbiamo superato. Chiuderei qui per ripassare la parola a Paola Manes. Grazie. Allora, grazie professor Floridi. E sentirei qualche osservazione del professor Irti sulle sue considerazioni. Dunque, intanto, come prevedevo, vi è un terreno comune di riflessione tra me e il professor Floridi. E quindi ne sono molto lieto. Farei soltanto una prima osservazione. Forse il dualismo tra il descrivere e il costruire andrebbe sfumato, perché anche nel descrivere il soggetto interpreta. Anche il descrivere nel mondo del pensiero è un costruire. La seconda osservazione riguarda la parola vincolo, che più volte è affiorata
nel discorso del professor Floridi. Vincolo è, almeno nella mia lettura, anche conflitto. Conflitto tra forme della tecnica. Proviamo, e qui mi rivolgo direttamente al professor Floridi, proviamo a considerare due casi. Per esempio, il caso della Val di Susa, dove gli abitanti si oppongono alla costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione. Allora, da un lato c'è una forma della tecnologia, ossia il rendere più veloce il transito tra due grandi città europee. Il trasporto ferroviario è una espressione della tecnologia. Dall'altro vi è l'affezione degli abitanti ai luoghi, al paesaggio, alla limpidezza dell'aria. Ecco, questo è un esempio di conflitto tra un'espressione tecnologica come trasporto ferroviario e qualcosa di diverso. Un altro esempio: viene introdotta un modo della fecondazione artificiale. Allora, la fecondazione artificiale è certamente una espressione della tecnica, ma si trova in conflitto, ad esempio, con una fede religiosa che pone un divieto, o si trova in conflitto con una norma di legge che la bandisce dall'impiego di una comunità o di una società. Allora, mi sembra, professor Floridi, che non ci siano tanto vincoli oggettivamente accertabili, quando vi sia un conflitto, il conflitto tra forme della volontà, una volontà della tecnica che scopre la fecondazione artificiale oppure mira a impiantare una linea ferroviaria, e dall'altra parte forme di volontà diverse del diritto, della fede religiosa, di antichi costumi o consuetudini di vita. Quindi ciò che vorrei capire, e sarebbe davvero importante per me nel dialogo col professor Floridi, questa eticità è una eticità data che ciascuno trova in sé, o è piuttosto un risultato di un conflitto? E il conflitto forse non ha bisogno della parola etica, perché nel conflitto c'è soltanto chi vince e chi perde. Ecco, queste sono domande che mi permetto di rivolgere, ma ripeto, sempre accettando però un terreno comune, che è quello della immanenza della volontà e del pensiero dell'uomo che costruisce il proprio mondo. Sono d'accordo. Allora, forse prendo la parola, guardo a Paolo. Sono d'accordissimo su quanto detto. Credo però che sia parziale. Cioè, gli esempi portati sono ovviamente illustrazioni di questioni di conflitto, ma gran parte della vita non è conflitto, è tentativo di cercare coordinamento tra chi vuole fare le cose e farle bene. Allora, ad esempio, proviamo un altro esempio. Vogliamo organizzare una festa, non c'è conflitto, ci dobbiamo però organizzare. E se la festa la vogliamo organizzare, allora, chi porta una bottiglia, chi porta la pizza, chi magari porta il dolce, e qual è il conflitto? Non c'è un conflitto, c'è un vincolo magari, che non tutti portino una bottiglia, perché altrimenti non ci sarà il dolce. Oppure, prendiamo ad esempio semplicemente il coordinamento sull'autostrada. Ognuno vuole andare dove vuole, l'importante è che non si faccia
un incidente. Allora, lì il coordinamento è legato al fatto che vogliamo, c'è cioè un desiderio, di far sì che la libertà individuale sia rispettata in termini di andare da A a B senza scontrarsi con chi sta andando da C a D. Quella forma di coordinamento, quello non è... ecco, poi tutto si può ridurre al conflitto, ci mancherebbe. Però mi dispiacerebbe se tutto fosse visto semplicemente come conflitto. Io ricordavo, c'è uno dei padri fondatori della Costituzione americana che diceva, attenzione, se tutti gli uomini fossero degli angeli non ci sarebbe bisogno di leggi. Ora, ecco, è una sciocchezza totale. È una sciocchezza totale perché gli angeli non sanno organizzare una sbornia in birreria. Anche gli angeli hanno bisogno di organizzarsi, perché altrimenti farebbero un pasticcio sull'autostrada. bisogna dire, guarda, allora tu angelo porti la pizza, tu angelo porti la Coca-Cola, tu angelo porti il dolce, perché altrimenti se non c'è un minimo di ordinamento e di struttura, no, del coordinamento. Allora, buona parte, secondo me, è vero che in filosofia del diritto, vi assicuro, noi guardiamo sempre a, no, come dire, alla Dostoevskij, è tutto, è sempre delitto e castigo, ma in realtà io ho l'impressione che poi buona parte del diritto non sia fatta così, ma sia fatta di come facciamo a metterci insieme per far sì che certe cose avvengano, e avvengano in modo tale che il minor numero di persone possibili, possibilmente nessuno, resta troppo scontento. Allora, se noi la vediamo così, l'ultimo elemento di questa terna, io lo vedrei un po' così, ecco, come dicevi, un angolo di questo triangolo è sicuramente il conflitto, c'è un altro angolo invece che è quello della cooperazione, del coordinamento, che è fondamentale, e ce n'è un terzo dove in realtà cerchiamo equilibri. Cioè, le discipline che vi ho descritto sono discipline che largamente si occupano di equilibri, dall'economia alla teoria dei giochi, all'architettura, all'informatica e così via. Cioè cercano di mettere in modo il mondo, in modo tale, di costruirlo, in modo tale che se qualcosa accade, qualcos'altro no, riequilibra dall'altra parte. Se questo va bene, quest'altro non va troppo male, e così via. Allora, adesso non vi voglio annoiare con questioni di teoria dei giochi, ma sappiamo benissimo che la teoria dei giochi è fatta soprattutto no, per raggiungere equilibri, equilibri nasce, e così via. Allora, in questo contesto, ricordare che c'è sicuramente, e sono d'accordissimo, non sto concedendo, diciamo, per gentilezza, sono proprio convinto che ci sia una componente di conflitto costante, ma ci mancherebbe, cioè basta vedere, appunto, basta andare appunto in autostrada per vedere chi dice parolacce a chi altro. E c'è però una componente enorme di volontà di coordinamento e poi c'è una componente enorme di ricerca di equilibri dove coordinamento o non coordinamento, in realtà l'importante è che nessuno abbia di più o di meno di altri e così via. Ecco, se noi la vediamo in questo modo, allora io penso che il nostro accordo sia sostanziale, ma che possa essere arricchito di altri elementi, cioè gli elementi che fanno del design qualcosa di più soltanto di una sorta di la legge del più forte, cioè vince chi impone lo Stato, la polizia, il governo, la maggioranza, chiunque sia al potere impone una certa legislazione che poi avrebbe potuto andare in qualche altro modo. Questo mi lascia poco convinto. Credo che appunto ci siano delle sostanze, degli elementi, diciamo, di essenzialismo di design che ci portano a delle soluzioni migliori di altre. Però forse sono troppo ottimista, ecco, questo magari potrebbe essere. Io credo davvero che questa sfumature di diversità abbiano una radice anagrafica, se mi permette, e quindi il mio sguardo è meno lieto sul mondo di quanto non sia il suo. E forse se Paola Manes me lo permette, vorrei rivolgere un'ultima domanda al professor Floridi. Ci troviamo concordi nella affermazione di un nuovo umanesimo capace di superare l'antitesi, l'antica antitesi tra cultura e civilizzazione, scienze dello spirito e scienze della natura, perché consideriamo anche le forme della tecnica, anche la intelligenza artificiale come appartenenti alla nostra umanità.
Su questo io sono convinto. Infatti, quando lei diceva giustamente queste dicotomie, che sono delle false dicotomie, tra l'altro un po' che ci hanno ingessato nel periodo moderno, proprio recentemente discutevo con altri colleghi, il concetto di natura è come la cultura concettualizza il diverso da se stessa. È chiaro? Cioè la cultura concettualizza il diverso da se stessa come natura. Ecco, questa cosa è letteralmente, diciamo, romantica. Allora, ma nel senso proprio ottocentesco, tecnico del termine. Io sono, così direbbe in inglese, sulla stessa pagina di Natalino Hirti. Cioè, queste dicotomie non solo sono sbagliate, sono state anche dannose. Hanno creato, in realtà, anche culturalmente, anche da un punto di vista educativo, di formazione e così via, un divario tra cose che in realtà poi fanno parte delle espressioni umane, cioè del nostro essere, diciamo, diversi da tutto il resto del creato, ma non nel senso innaturale, tanto per restare nel gioco delle parole, ma nel senso in cui la coda del pavone è diversa da tutte le altre code, insomma è una cosa straordinaria che non si ripete in natura, e noi siamo un po' così anche noi. Ecco, la nostra capacità di avere una vita mentale e cosciente è questa cosa strana che è accaduta nell'evoluzione di questo pianeta. Benissimo. Trasformare questo in una serie di dicotomie poco utili e sempre più dannose, questo dovrebbe essere superato. Se oggi il digitale, e qua adesso vi dirò una cosa un pochino strana, se il digitale che si basa sulla tecnologia più binaria del mondo, mai siamo stati tanto, diciamo, dire, soggetti a 0 e 1, sì, no, eppure se proprio questa, diciamo, estremizzazione del binario finalmente ci potesse portare a una rivalutazione del continuo, perdonatemi la battuta un po' confusa, e quindi anche del continuo nella nostra espressione intellettuale, da tipo culturale, scientifico, allora sì che avremo un umanesimo con la U maiuscola. Io poi in altri contesti, e chiudo qua, perdonatemi, ho anche suggerito che sarebbe bello, non da parte mia, da qualcuno che è intelligente, trovare una parola diversa. Perché l'umanesimo resta, a mio avviso, ancorato ad altri valori che possiamo ereditare ma che non sono sufficienti, ma soprattutto ha un antropocentrismo che a me non piace. Cioè il fatto che noi continuiamo a metterci al centro dell'universo come se fossimo veramente i festeggiati invece di quelli che organizzano la festa non va bene. Perdonatemi il momento autoreferenziale, ma come sapete le quattro rivoluzioni, no, non siamo al centro dell'universo, non siamo al centro del mondo biologico, non siamo al centro del mondo mentale dopo Freud, non siamo neanche al centro del mondo dell'informazione dopo Turing, sarebbe il caso di piantarsela, di mettersi al centro di niente, e allora la nostra eccezionalità potrebbe essere letteralmente, dal punto di vista naturale, quella di prendersi cura del mondo, che è una eccezionalità straordinaria. E chi è cresciuto finalmente non fa più l'adolescente come umanità nella sua storia e decide che da grande, finalmente, umanità da XXI secolo, non pensa che la festa sia la sua, ma che può organizzare la festa delle generazioni future, di quelle che ci hanno preceduto, della presente, della natura che ci circonda, cioè del mondo, diciamo, degli ambienti che frequentiamo. Allora sì che un umanesimo sarebbe, no, quello che penso il professor Hirti sta sottolineando, all'altezza del nostro essere umani. Ci riusciremo? Ecco, forse su questo io ho qualche anno in più di quello che appare. Sarei un po' scettico. Dunque, forse Paola Manes è delusa di questo incontro che lei immaginava come un vivace contrasto di opinioni tra il professor Freud e me, e invece abbiamo ricomposto diritto e tecnica nell'unità di un nuovo umanesimo. Mi pare però che possa essere anche contenta di questo risultato, E comunque, sì, se mi permetto, io voglio ringraziarla ancora insieme con il presidente della Fondazione e ringraziarla per questo primo incontro con il professor Floridi. Dico primo perché è un interlocutore così attento ed acuto che mi auguro di averlo ancora
come interlocutore in prossime occasioni. Sarebbe molto bello, io ne sarei onorato, quindi conto anche su IFAB a presto rivederci, magari anche non in versione virtuale, perché poi se potessimo stringerci la mano sarebbe preferibile. Senz'altro. Bene, allora rimandando a questa... intanto riprendendo questo filo conduttore, questa riconduzione ad unità che ha unito le conclusioni dei nostri pregevoli illustri ospiti, che per me era quanto mai auspicabile come risultato, li ringrazio nuovamente, ringrazio per l'ospitalità IFAB e ci, a questo punto diamo appuntamento per una seconda versione di questo incontro felice tra diritto e tecnologia con questi maestri che ci hanno illuminato stasera. Ringrazio oltre ai nostri ospiti segnalando l'opportunità già anticipata dal presidente Unganía di questo ciclo di incontri che vedrà altri due appuntamenti nell'anno corrente, dopo l'estate, nell'autunno, sul tema centrale per IFAB della sostenibilità, grazie anche alla presenza di un socio che è leader globale sul tema della sostenibilità, quale ENI, e il secondo appuntamento prima della fine dell'anno sul tema dell'altro verticale sul quale si concentra l'attenzione di ricerca della Fondazione delle Scienze della Vita e della Medicina di Precisione. Su questi, tutti questi incontri si avvalgono della preziosità contributo che l'altissimo comitato, l'altissimo standing del Comitato Internazionale Scientifico Internazionale di IFAB può annoverare al suo interno. Sull'attualità del dibattito non ci sono dubbi, faccio presente soltanto, se ce ne fosse bisogno, la imminente uscita di un volume intitolato proprio Lezioni di diritto dell'intelligenza artificiale, edito in uscita tra pochi giorni, edito da Giuffre e curato da Ugo Ruffolo, a testimoniare quanta attenzione vi sia addirittura una ulteriore branca, possibile apertura del diritto dedicato interamente all'intelligenza artificiale. Voglio ringraziare qui anche il pubblico che ci ha seguito questa sera con interesse, un pubblico assai variegato, che va dalla comunità dei nostri studenti alla comunità accademica, al mondo delle professioni, al mondo dell'industria e ai soci di IFAB, tutti credo accomunati dal bisogno di individuare dei punti di orientamento in uno spazio così immensamente dilatato. Ringrazio di nuovo i nostri illustri ospiti e do appuntamento al ciclo di incontri che seguiranno a questi. Ringrazio il professor Irti, ci ha regalato un contributo prezioso, ci ha illuminato, ringrazio il professor Floridi in collegamento da Oxford, mi auguro l'anno prossimo di poterci rivedere fisicamente presenti qui, ringrazio il presidente Unganía e vi do appuntamento alla prossima IFAB Lecture. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie. Grazie a voi. Arrivederci. Grazie.